Ciao ragazzi, allora sì, sono di nuovo qua con Amelie, vuole partecipare anche lei al video, vero cucciola? Sì, però questa volta fammi lavorare per bene. Allora, video di prodotti smaltiti nel mese di gennaio. Sì, sono sempre nella bustina di Kiko, vero Amelie? Sono qua dentro? Perfetto, non ti sono spostati. Però tu mettiti poco per qua, seduta, qua seduta, vicino a me seduta, bravo. Allora, non sono tantissimi ovviamente perché a gennaio ho registrato quelli che avevo finito durante il periodo invernale, praticamente da agosto fino a dicembre, quindi questi sono solo quelli che ho smaltito nel mese di gennaio. Iniziamo subito. Allora, la prima cosa che esce fuori è una confezione di salviette struccanti. Queste sono della Cetar Blu, con estratti di aloe vera, grazie al soffice tessuto e nido d'ape, detergono efficacemente e in profondità, rispettano il pH naturale della pelle, sono made in Italy come dico ogni volta. Questa è la confezione da 40 salviettine con l'apertura in plastica, in più c'è anche il sigillo qui, ora non ce n'è più, con un po' di adesivo. Hanno un buonissimo profumo di aloe, mi piacciono perché sono abbastanza imbevute e struccano efficacemente tutti i tipi di trucco, da una semplice linea di matita e mascara al fondotinta, a un bel trucco forte sugli occhi, strucca veramente tutto. Poi ho finito questa lozione della Schultz, lozione schiarente ad azione graduale senza parabeni, siliconi, coloranti chimici e oli derivanti dal petrolio, 100% camomilla bio per capelli chiari. Questa è una lozione, è una confezione da 200 ml che io di tanto in tanto uso tra un colpo di sole e un altro, tra l'azione schiarente che mi fa il sole e il mare in estate, per schiarire l'attaccatura dei miei capelli, che ovviamente è molto più scura rispetto alle punte, quindi per evitare che mi si faccia uno stacco troppo netto, ogni 2-3 mesi vado con questo tipo di lozione o anche altre a schiarire appunto l'attaccatura. Questa funziona benissimo, ha un buonissimo profumo di camomilla, sì, e relativamente, anche il cane vuole usare, è un pochino chimica, non tantissimo, ho annusato di peggio. E tra quelle che ho utilizzato, questa la uso veramente da anni, è quella che funziona meglio. Poi ho finito della Cetar Blu un solvente per unghie con acetone extra delicato per tutti i tipi di unghie, formulazione non aggressiva che rimuove lo smalto delle unghie senza aggredirle. È una confezione da 125 ml, mi trovo abbastanza bene. Vado a buttare questa confezione travel per liquidi eccetera, perché è da 100 ml, l'ho usata tante volte, quindi da 100 ml non mi fanno impazzire, visto che ormai la plastica si è veramente rovinata abbastanza, ho deciso di buttarla. Vi consiglio, dopo 4-5 utilizzi, anche 6 o 7, di cestinare, perché ovviamente questo tipo di plastica non è questa grande cosa eccellente. Poi ho finito della Yves Rocher della collezione cacao, questa crema mani al cacao e arancia, mi è piaciuta tantissimo. La confezione è da Minzo, guardate, 75 ml, non è pesantissima, in estate è perfetta, in inverno forse ce n'è bisogno di un pochino di idratazione in più. Ho finito anche della Sinful Color il Top Coat Shining, il Top Coat veramente quello normale, così c'è, Shining, oddio, lucido, non opaco, e nulla, un buon prodotto. Poi ho finito ancora della Yves Rocher questo bagno doccia al framboise, la fragola dovrebbe essere framboise, io adoro
Uno sono confezioni piccole, me le porto in palestra, due mi piacciono tantissimo per le profumazioni. Ne ho finita anche un'altra, questo è sempre un doccia, un bagno doccia, questo invece è alle more, era alle more. Non sapeva di... oddio, è tipo bibavol, qualcosa del genere. E ora queste confezioni qua, queste due, le visto che la plastica è eccellente, poi da 50 ml le pulirò, me le conservo, me le porto quando devo andare in vacanza. Poi ho finito della Kiko le goccine asciugasmalto, ora sono senza e sono disperata, devo assolutamente andarmene a comprare un'altra. Butto questa lima in cartone che tenevo sulla... la tavola da trucco per eventuali ritocchini durante la settimana se mi si scheggiava un'unghia, però ormai l'ho tutta rovinata, non sistema più nulla, non gratta più nulla. E ho finito anche un prodotto di make up, questa è una matita labbra della Wycon, non c'è scritto neanche più il numero, ovviamente lo lascerò giù nell'info box come tutti i nomi dei prodotti che vi ho mostrato finora e dei prodotti che... Questa cosa dovevo dirla all'inizio, ma mi sono dimenticata perché ero distratta da me lì. Comunque, di tutti i prodotti che vi ho mostrato, di quelli che esiste la recensione, vi lascerò giù nell'info box il link che vi rimanda al minutaggio esatto e ovviamente anche su nel riquadro spunteranno le nuvolette che vi rimandano al video sempre al minutaggio esatto, così se siete curiosi di sentire una recensione un pochino più approfondita, basta cliccare, questo video si interromperà per poi farvi riaprire l'altro e se volete potete tornare. Io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi abbia fatto un po' di compagnia, vi sia stato utile, vi mando un super bacio. Mettiamo sola e tieni qua, colline che già stavi dormendo. Voilà! Sino più! Anche dalla piccola Mili, facciamo la zampina, la manina. Ciao! Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Io stavo facendo la nina, mi ero bella coccolata. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao e in gamba! Grazie anche i bacini!